Ciao ragazze, bentornate e ben rientrate nel mio canale. Nuovo video, oggi video dei top beauty del mese passato. Parliamo del mese di giugno perché stiamo a luglio. Ormai si può dire che siamo entrati proprio nel mood summer, perché siamo in estate finalmente. Infatti fa un caldo tremendo. Soprattutto in questi giorni c'è stata un'ondata di caldo di quella seria, sia qui a Napoli, ma ho saputo anche in Sicilia, come anche in Sardegna, quindi sulle isole. Ma non parliamo del caldo, perché sennò poi ci distraiamo da quello che è il nostro intento, che sarebbe quello di parlare appunto dei prodotti top beauty del mese passato. Video che faccio in collaborazione con la dolce Chiaretta, ciao tesorinza, a cui mando un grosso bacio. Il suo canale ve lo faccio passare sempre qui in sovraimpressione, ma ormai che ve lo dico a fare, la conoscete benissimo, Chiaretta V. Questo è il nome del suo canale, mi raccomando, andate da lei e dopo aver visto il video e andate a commentare anche il suo. E come ogni mese vi vogliamo parlare e recensire contemporaneamente dei prodottini di make-up che, o di beauty in generale, che ci hanno fatto impazzire, ci hanno fatto perdere la testa nel mese passato. Ed io sicuramente ne ho alcuni veramente interessanti questo mese. Quindi, intanto vi ricordo che giù nell'info box vi metto sempre il link diretto al canale della dolce Chiaretta, ma anche al suo video gemello. La saluto per l'ennesima volta, ciao tesorins, e adesso passiamo ai top beauty. Primo top di cui vi voglio assolutamente, ma assolutamente parlare, perché io la sto amando e praticamente la sto utilizzando tutti i giorni, ma se mi seguite su Snapchat, lì sono sempre Kravis Girl, come su Instagram, su Facebook e su Twitter, lo sapete già, è la BB Cream di Maybelline, la Dream Fresh. Vi faccio passare sempre i famosi close up per vederli nel particolare. BB cream che io ho comprato veramente per caso al supermercato, non mi preoccupo di dirlo perché l'ho trovata proprio lì, tra l'altro era in offerta a 6 euro e qualcosa, quando normalmente credo che sia intorno ai 9 euro, ma anche di questo vi faccio passare il prezzo, diciamo, usuale di questa BB cream, che io ho voluto provare perché ero alla ricerca di un qualcosa per il viso, di un fondo per il viso che non era un reale fondo, perché ormai fa caldo, diciamocelo, e quindi metterci questo strato di fondotinta è sicuramente una cosa che appesantisce, anche se io personalmente, se esco la sera, il fondo comunque lo metto, non ci rinuncio, ma la mattina per andare a lavorare era veramente pesante mettere questo fondo, perché poi tutto il giorno fuori, insomma, lo si sente sicuramente. Allora ho detto proviamo questa qui. Ho voluto prendere la medio chiara, che praticamente ha un fattore di protezione 30, che tra l'altro era solo questa, cioè questa qui è quella un po' più scura, che mi pare che c'era la medio chiara e la medio scura, se non sbaglio, che effettivamente poi si uniforma benissimo al nostro incarnato. Me l'avete vista utilizzare anche in un video e vi metto a tal proposito il link diretto qui sopra, in modo tale che possiate andarne a vedere l'applicazione. Io la trovo veramente stupenda. L'unica cosa che non mi piace di questa BB cream è sicuramente l'odore molto, ma molto pesante, un po' chimico, però vi devo dire che anche la consistenza è fantastica. È vero che comunque rende la pelle molto luminosa e fresca, infatti si chiama Dream Fresh, ma è vero, è azzeccato il nome, perché vi devo dire la verità, io quando la metto mi sento il viso molto, ma molto fresco. Certo, io tendo sempre ad utilizzare anche una cipria, perché nel mio caso in specifico, avendo una pelle grassa, devo per forza mattificare la pelle, perché se no comunque nella zona T viene fuori sempre un po' di lucido, non posso farci niente, io ormai ci convivo da secoli, perché sono secoli che ho la pelle così, ormai mi sono detta basta, ci devi convivere, punto e basta. Però io ve la consiglio e straconsiglio per l'estate, perché trovo che sia veramente un prodotto molto valido, ma allo stesso tempo low cost, quindi abbastanza economico. Promossissima, e quando finirà, se ancora sarà estate, la ricomprerò, se no passerò poi al fondo e la ricomprerò poi magari l'anno prossimo, sempre che la rifacciano, ma io credo proprio di sì. Ah, un'ultima informazione, io ho preso questa qui, ma mi sono resa conto che c'era anche quella, anche se al supermercato quel giorno non c'era, c'è anche quella con la scritta in azzurro o in verde, se non sbaglio, per le pelli grasse. Se ce la faccio, reperisco una foto e ve la faccio passare qui in sovraimpressione, che è specifica invece per chi ha le pelle grasse. Quindi se mi sono trovata bene io con questa, che per le pelli normali, quella sarà ancora meglio di questa qui. Quindi top promossa. Secondo top beauty del mese di giugno, ogni tanto mi vengono vuoti di memoria, è questo rossettino di Wycon, che effettivamente nel mio canale avete visto pochissimo, solo una volta, quando praticamente ve l'ho inserito nel video haul, poi non l'ho utilizzato neanche per crearvi un make up e quant'altro. Ma vi devo dire che non so se è ancora reperibile, ma credo proprio di sì, perché questa è una collezione che è uscita un po' di tempo fa di Wycon, si chiama appunto Lucille, ed era una collezione total vegan, quindi con prodotti totalmente bio e vegani.
Io quella volta comprai solo questo prodotto, perché c'erano anche dei blush bellissimi ma erano costosi. Comprai a 9,90 euro questo rossettino, appunto, che è il numero 2 e si chiama Jolie. Vi faccio chiaramente vedere lo stick da vicino e vi faccio anche un close up per farvelo vedere meglio, e vi faccio anche uno swatch per farvelo vedere meglio nella mano. È un colore stupendo, tra l'altro vi faccio passare anche qualche foto per farvelo vedere più da vicino. Intanto, vabbè, no, l'odore non fa nessun odore, io sapete che sono fissata con gli odori del make-up. È un rossettino che io praticamente ho inserito all'interno del mio beauty, quello che porto tutti i giorni al lavoro, e devo dire che spesso il pomeriggio, quando si va a levare il rossetto che ho messo la mattina, oppure se ho una tinta molto forte che poi dopo un po' mi dà fastidio, mi secca le labbra, io il pomeriggio vado a mettere questo rossettino e mi piace tantissimo l'effetto sulle labbra, è molto naturale, vi devo dire che anche a durata non mi ha assolutamente delusa, anche se io di solito tendo a utilizzarlo come seconda chance, però vi devo dire, cioè nel pomeriggio dopo averne utilizzato un altro magari la mattina, però ragazze vi devo dire che veramente mi è piaciuto tantissimo, è un ottimo rossetto. E se vi capita e sono magari adesso in offerta, perché ho visto che le cose della collezione Lusil le hanno messe in offerta, andatevelo a prendere perché è veramente stupendo. Mi piace molto, è molto confortevole. E a questo punto mi ricollego al terzo top beauty del mese, che è questa matita che mi è stata gentilmente regalata dalla mia dolce Carmen, Milk Coffee 1973 Tesorins, sempre onnipresente nei video, che praticamente mi ha regalato questa Creamy Color Comfort Lip Liner. Questa è nella tonalità 316. Voi direte, ma perché lo ricolleghi a quel rossettino? Perché io quando utilizzo quel rossetto metto sempre ultimamente questa matita stupenda. Voi direte, ma che cacchio ci azzecca con quel colore? Niente, ma a me questi colori nude molto molto chiari, che tendono un po' a sbattermi a volte sul viso se utilizzati senza niente, mi piace utilizzarli con un contorno labbra più scuro. Chiaramente non faccio uno stacco netto, lo vedete anche dalle foto, cioè metto la matita e poi con il rossetto sopra vado a sfumarla in modo che sia ben amalgamata al tutto, perché sennò sarebbe proprio una linea scura e un rossetto chiaro, non mi piacerebbe. E questo tipo, diciamo, di meccanismo lo utilizzo anche quando uso rossetti della MAC, come il Blankety, come ad esempio il Kinda Sexy, come il Really Me, che sono dei nude molto chiari che tendono un po' a sbattere il mio incarnato, perché appunto io ho una carnagione abbastanza chiara. Per evitare appunto l'effetto mortisia e sbattimento utilizzo sempre una matita scura, e ultimamente sto utilizzando sempre questa matita, che vi devo dire ragazze, io non conoscevo la linea, intendo, perché non avevo mai acquistato queste matite da Kiko. Ripeto, cioè sono rimasta scioccata dalla durata di questa matita, perché io la metto la mattina, poi metto il rossetto sopra, però veramente dura tutto il giorno. E vi ho fatto un decluttering, che non so se vi ho messo già online, se sì vi metto il link da qualche parte qui sullo schermo, in cui ve la swatchavo nelle mani, e quando sono andata a struccarla ho avuto veramente difficoltà, perché è una matita stupenda che può essere utilizzata tranquillamente come rossetto, diventa total matte, e per levarla ci vuole veramente lo struccante bifasico. Quindi ottime queste matite, ringrazio Carmen per avermela regalata ed avermi aperto la strada alle Creamy Color Comfort Lip Liner, perché ne acquisterò sicuramente altre in altre colorazioni quando entrerò da Kiko, dove non so sempre mai cosa cacchio a comprare perché non è il mio negozio preferito, però devo dire che ci sono alcune chicche che devono veramente, sono degne di nota, diciamocelo. È molto bella ed è stata una delle mie preferite, perché da quando è arrivata praticamente l'ho utilizzata quasi tutti i giorni con quasi tutti i rossetti che ho. Top promossa. Quarto top beauty del mese di giugno è lei. Io l'ho amata follemente. Sto parlando della Body Mist di Victoria's Secret in Vanilla Lace. Ragazzi, intanto vado a spruzzarmene un po', perché oh mio Dio, è qualcosa di meraviglioso. Io l'ho acquistata tempo fa insieme alla crema corpo, sempre Vanilla Lace. Ragazze, non è la solita vaniglia. Io spero di non avervela promossa in qualche altro top beauty, ma se l'ho fatto, siccome i miei top beauty non sono mai preparati prima, ma io veramente prendo di getto le cose che ho amato il mese prima, vi devo dire che io l'ho amata follemente. L'ho presa all'epoca con una promo. Se acquistavi due prodotti pagavi quello meno caro, quindi ho praticamente pagato 19,90 euro questa insieme alla
la lozione per il corpo. E vi devo dire che io adoro le body mist di Victoria's Secret, sono veramente stupende, cioè un odore buonissimo, persistente, tutto il giorno ve la sentite addosso e non è la classica vaniglia, perché è una vaniglia un po' speziata, vi devo dire. Sì, è una vaniglia, non la classica vaniglia dolciastra che dopo un po' vi crea quel senso di nausea, è veramente un'ottima fragranza, buonissima anche per chi non ama, secondo me, le cose troppo dolci. Questa è nel formato da 250 ml, io vi devo dire che ne ho anche un'altra, la Rush, che vedete lì sopra, vediamo se ve la riesco a far vedere, quella lì in blu che vedete lì sopra, o anche quella che è buonissima, ma questa praticamente è la mia preferita ed è promossa, rientra nei miei top beauty, perché veramente, come potete vedere, praticamente ne ho consumata tantissima perché l'ho messa quasi tutti i giorni, la amo follemente. Se vi capita di andare da Victoria's Secret, provate le body mist, anche se non amate la vaniglia, ma in generale provatele perché sono stupende. Ultimo top beauty, ma non meno importante, come dico sempre io, è lui. Anche questo è un regalo che mi è arrivato dalla Dolce Carmen e anche qui scatta di nuovo l'applauso. Grazie tesorina, perché praticamente mi ha regalato della stessa serie dei Vivid Baked Highlighter. Io avevo il Golden Light, che voi sapete quanto io ho amato e amo tuttora. Lei mi ha regalato il Peach Light, che praticamente è questa meraviglia incontrastata di illuminante, che chiaramente vi vado a svocciare sulla mano, perché nettamente lo dovete vedere svocciato nella mano per rendervi conto della meravigliosità di questo. So che non si dice meravigliosità, ma la bellezza di questo praticamente highlighter, che è stupendo e che mi vedete in tantissime foto praticamente, perché da quando me l'ha regalato, cioè tutti i giorni, l'ho messo qui nella postazione make up e non l'ho più posato. Io adoro, adoro proprio letteralmente questi illuminanti, sono stupendi, costano veramente poco, al solito il prezzo ve lo faccio passare in sovraimpressione. Questo appunto viene chiamato Peach Light, anche se io più che pesca, io vedo un sottotono rosato su questo illuminante, che non è quello che ho adesso, perché magari molte di voi mi scriveranno, ma è quello che indossi? No, quello che indosso adesso è della NYX, è l'Ice Queen di NYX. Io chiaramente, come ben sapete, ormai gli illuminanti li utilizzo solo col Fix Plus o comunque con uno spray fissante, perché comunque mi piace l'effetto boom sul viso, cioè mi piace l'effetto total glow che si vede anche se sono veramente a chilometri e chilometri di distanza, in modo da segnalare la mia presenza, quindi stupendo. Ragazze, se vi capita, prendetevi questi illuminanti, e se siete come me degli amanti dell'illuminante, perché io praticamente mi rendo conto di essere proprio andata totalmente in fissa, cioè di aver proprio, cioè sono impazzita per gli illuminanti, cioè ne avevo solo uno, quello di Wycon, da quello praticamente sì, c'è stata una diramazione, anzi in realtà prima di quello di Wycon il mio primo illuminante, quindi colui che ha gettato le fondamenta dell'amore sconfinato per gli illuminanti, oggi mi sento molto poetica, è stato lui, il Soft and Gentle di MAC, che ho anche finito e che è andato dritto dritto in un back to MAC qualche tempo fa, e che prima o poi arriverò da lui nuovamente e me lo ricomprerò, perché comunque era un illuminante stupendo, ogni volta che lo mettevo veramente ricevevo milioni di complimenti su mamma ma che bel viso fresco, cioè mi dicevano un po' di tutto, hai la pelle bella, bella distesa, in realtà era sto illuminante che praticamente messo in viso dà un effetto pauroso al viso. Comunque, come al solito mi sono dilungata, io finisco qua il video, vi ricordo di andare dalla Dolce Chiaretta a vedere anche i suoi top beauty. Io con la Chiaretta mi do appuntamento al mese prossimo, come al solito tesorina, è chiaro, no? Perché lo sappiamo che ogni mese facciamo i top beauty insieme, è una cosa che ci piace tanto. Mentre con voi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, scatta il commento nel quale mi direte quali sono stati i vostri top beauty del mese di giugno. Un grosso bacio, stay tuned, ciao!